L'unité d'abitazione è stato, non solo in Francia, ma per gli architetti che hanno costruito gli alloggi popolari, è diventato un modello. Mi può spiegare come nasce? Allora, è una vicenda molto complessa quella dell'unità di abitazione, perché è una vicenda nella quale Le Corbusier non si sviluppa, il modello non si sviluppa tutto a partire delle idee del solo Le Corbusier. Faccio un esempio: in qualche maniera, la prima unità di abitazione realizzata è la casa comune del Narconfin a Mosca di Ginzburg, costruita tra il 28 e il 29 più o meno, con molte idee di Le Corbusier, cioè in termini formali, i pilotis, la finestra orizzontale, il tetto piatto, la pianta libera. Quindi è un edificio corbusianiano costruito molto prima dei progetti realizzati da Corbusier stesso. Quindi, quello che voglio dire è che l'elaborazione dell'unité tra immeuble villa, sistema dei redans della ville contemporanea del 22 e il progetto realizzato alla fine a Marsiglia, una vicenda nella quale intervengono più momenti nei quali Le Corbusier vede come la gente interpreta le sue idee. E quindi è veramente un processo lungo nel quale anche alcuni momenti sperimentali sono rilevanti. Penso all'immeuble Clarté di Ginevra, che è una specie di unité senza chiaramente il sistema delle strade sospese, delle strade in aria, delle strade interne, però fa parte di una specie di processo di accumulazione di esperienze che conduce alla fine degli anni 30 alla sezione tipo che definisce l'unità di abitazione, questa sezione di un grande edificio nel quale due alloggi sono combinati attorno a una strada interna. Quindi è veramente una vicenda complessa nella quale Corbusier lavora su più tematiche. Una è quella dell'alloggio, come è concepito, in una visione un po' naif di una società nella quale non esistono classi sociali. Su questo possiamo tornare, perché Marsiglia, perché la dimensione sociale o la dimensione della tipo di popolazione, la questione del tipo di popolazione cambia tra i vari edifici. E poi c'è il problema dei servizi collettivi introdotti nell'immeuble villa sul modello dell'apartment hotel americano, dell'albergo residenziale americano, poi trasformato questo sistema sotto l'impatto delle esperienze di Mosca, delle esperienze della Casa Comune, dei servizi socializzati di Mosca. Quindi da un lato c'è la trasformazione, direi, della cellula abitativa, dall'altro c'è l'arricchimento del sistema dei servizi comuni che arrivano, conducono tutti e due al progetto, come dire, costruttibile di Marsiglia, come viene redatto attorno al 46, però dopo anni e anni di preparazione. Lei è d'accordo con quello che afferma William Curtis, che dopo la guerra c'è un cambiamento nella poetica di Le Corbusier? Questo si vede, non è no, se, no, Curtis non ha inventato niente, colpo rappresentato da Ronchamp, è un colpo che sorprende tutti, sorprende gli amici, gli assistenti, i fedeli e anche tutti quelli che si oppongono a Le Corbusier. Quindi è chiaro che Le Corbusier molla una parte del suo discorso ortogonale, cambia geometria, integra una dimensione più poetica nel suo lavoro,
in qualche maniera le unité sono per alcuni aspetti più sono un progetto di transizione che anche cambia nel dopoguerra, ma è molto più legato alle ricerche degli anni 30, nonché alla nuova direzione di Longchamp, delle Maison Jaoul o degli edifici di Chandigarh. Quindi si può dire che fino all'unità d'abitazione Le Corbusier cerca di mettere in pratica quei principi che aveva elaborato a partire dal 22-23 in verso un'architecture e poi si rende conto che forse deve modificare. No, è chiaro che Le Corbusier, come posso dirlo, Karl Marx soleva dire: io marxista non lo sono. Corbusier non era corbusianista o corbusiano, era altrove, aveva una libertà e cercava sempre i punti, i luoghi dove non era aspettato. Quindi è importante vedere che non esiste un linguaggio chiuso. Vediamo per esempio se il suo discorso di base è definito forse attraverso alcune dichiarazioni di Vision Architecture, ma molto di più con i famosi 5 punti elaborati nel 27 all'occasione dell'esposizione di Stoccarda, e anche per esempio nella problematica dei quattro tipi di composizioni, dalla Casa Citroën alla Villa Savoie. Questo principio è espresso per la prima volta, secondo me, in una pagina dell'Oeuvre Complète pubblicata nel 30, che fa vedere che un problema particolare non ha mai una soluzione unica, non conduce mai a una soluzione unica, ma veramente Le Corbusier ha una specie di un spettro di soluzioni, di risposte che possono sembrare totalmente contraddittorie sulla carta, e che hanno tutte queste soluzioni hanno una loro dimensione poetica diversa. Quello che cambia dopo la Seconda Guerra Mondiale è forse l'impatto sulla maniera di progettare di Le Corbusier della ricerca plastica. Il fatto che finalmente il lavoro nella scultura, il lavoro della pittura post-purista trova uno sbocco nell'architettura che non aveva ancora alla fine degli anni 30. È anche vero che tra, direi, più o meno la fine dei cantieri di Clarté e della Cité de Refuge a Parigi e nel 1946, Le Corbusier non costruisce nessun edificio importante. L'unica eccezione è forse l'edificio di Rio, il Ministero, nel quale la contribuzione di Costa e Niemeyer e dei giovani brasiliani è molto importante, al punto di totalmente ridefinire il progetto di Le Corbusier. Quindi c'è una specie di gap tra questi due blocchi nella sua opera, gap durante il quale una riflessione intensiva si fa. Quanto diciamo, l'idea della città socialista influenza Le Corbusier? Lui è... assorbisce molte idee sull'urbanistica all'inizio del suo percorso, diciamo, della sua formazione. Attorno al 10 legge a Monaco di Baviera moltissimi libri tedeschi, legge Camillo Zitte. Tutto questo conduce a un primo libro mai pubblicato, chiamato La costruzione delle città, un libro nel quale ha più o meno una posizione, direi, di pittoresca o legata all'ala pittoresca dello Städtebau tedesco-austriaco.
Dopodiché cambia sotto l'impatto della scoperta della metropoli, della Großstadt che è Berlino, dopo la visita della mostra del 10 a Berlino, dopo l'incontro con Parigi, diventa un discorso diverso. E quindi l'idea della città socialista l'incontra quando viene confrontato col problema di Mosca nel 29-30, è molto breve come episodio. Molto breve, lui viene, gli viene chiesto dai russi mentre sta lavorando sull'esecuzione del centro Soyuz, gli viene chiesto di rispondere a un questionario sul destino di Mosca, sulla Città Verde, un concorso appena organizzato. E per il quale i costruttivisti Mielnikov e altri hanno redatto progetti abbastanza utopici, e lui risponde dicendo che quello che gli interessa è rifare Mosca. Però il modello che propone per Mosca è quello del Plan Voisin, l'unica o della Ville Contemporaine rivisitato, l'unico cambiamento è di tipo semantico, cioè il centro degli affari diventa il quartiere generale del piano quinquennale, e di città socialista non se ne parla neanche, è la stessa città dell'età industriale, dell'età della macchina che propone all'ovest. Quindi lui in qualche maniera osserva quello che fanno i russi e ne deduce una specie di posizione apolitica nella quale per la quale ricicla alcuni aspetti dell'esperimento, delle esperienze russe. Ricicla chiaramente, esplicitamente, il modello della città lineare di Migliutin. La città lineare di Migliutin è un'interpretazione della città lineare, è l'incrociamento o l'ibridazione, direi, tra città lineare tipo Soria e Mata, conosciuta dai russi attraverso le traduzioni francesi, interessante questo, l'ho scritto in una prefazione alla traduzione francese del libro di Miliutin, Sozgorod. Quindi Miliutin articola Soria e Mata e la catena di montaggio di Ford, facendo della fabbrica l'asse direzionale della città lineare industriale, questo è il nuovo concetto. Quindi ripreso poi da Le Corbusier per il piano di Zlín in Cecoslovacchia nel 1935 e nei famosi tre stabilimenti umani del 1945. Quindi quello che Le Corbusier riprende non è un'idea dell'organizzazione sociale. Forse si interessa al problema della collettivizzazione dei consumi e della vita domestica. Quello che riprende è un modello morfologico particolare, cioè quello redatto da Milutin a partire del discorso di Soria e della classe industriale di Ford. Che differenza c'è tra le varie unità di abitazione che Le Corbusier costruisce? Io direi che ci sono delle differenze nella scrittura architettonica, forse Marseille è l'edificio più ambizioso nel quale vediamo come tutta la frustrazione degli anni passati senza costruire si cristallizza, quindi c'è una volontà di forma, un Kunstwollen molto più intensivo, una carica molto più forte a Marsiglia. Dopodiché Le Corbusier entra in un ciclo di un po' di ripetizione con delle tipo tema e variazione, per esempio con l'impoverimento sculturale dei piloti, con l'impoverimento delle superstrutture in tetto, cioè l'edificio, ho l'impressione che in questo processo l'edificio diventa sempre più magro, sempre più povero anche,
rispetto al fatto che i finanziamenti dell'Unità di Marsiglia erano eccezionali. Non dimenticare che si trattava di un cosiddetto ISAI, immobile senza affittazione, senza destinazione individuale, era fatto per gente cacciata dal centro di Marsiglia, distrutto prima dai tedeschi, poi dagli americani, e avevano bisogno di una specie di casa parcheggio prima di ricevere i compensi per la ricostruzione del loro bene fondiario iniziale. Quindi era fatto per una popolazione in transito a Marsiglia, però con soldi statali, con soldi dello Stato. È un finanziamento abbastanza decente, anche se il problema poi, se il cantiere poi ha avuto problemi. E i cantieri ulteriori hanno finanziamenti un po' più limitati, che sono i finanziamenti normali della Casa Economica Popolare in Francia. Il caso di Berlino, un progetto fatto solo parzialmente controllato dalle Corbusier, un altro. Però io vedo questo processo di impoverimento andare in maniera abbastanza continua da Marsiglia fino a Firminy. E anche un impoverimento come Anche dire, dell'idea. no, non dell'idea, anche dell'ambiente sociale a Marsiglia legato a una città, a Nantes ancora legato al centro di un'agglomerazione, a una posizione. E poi a Brie è legato a una specie di ghetto operaio nel sistema urbano della regione industriale di Lorena e a Firminy, e nel luogo più lontano di tutto del quartiere di Firminy Vert. Quindi c'è anche una logica di marginalizzazione crescente che corrisponde alla destinazione sociale. Il primo edificio non aveva una destinazione sociale precisa, Tre Marsiglia. Marsiglia. Poi l'ha preso dopo, quando i primi occupanti sono andati via e gli edifici sono entrati sul mercato. Allora l'edificio è stato investito da Da una classe media. dentisti, psicoanalisti, architetti, professori Perché universitari. parlando con la presidente degli abitanti di Marsiglia, ha dichiarato che da subito quasi la popolazione è quella che è attualmente, come livello sociale, dicendo che in realtà poi questa formula della coproprietà poi ha fatto sì che le persone Sì, siano no, è più. chiaro, a partire dal momento nel quale è diventata coproprietà, è chiaro che è cambiata socialmente. Nantes è un luogo molto più piccolo borghese, ceto medio inferiore, insegnanti, ingegneri, ceto meno, però forse anche molto impegnato nella visione del luogo come un luogo comune. E poi la gente di Brière, gente. Cioè era tipica di questa nuova classe operaia della Francia delle cosiddette Trente Glorieuse, che era stata in qualche maniera traslocata dalla campagna dalle ex colonie, quindi totalmente diversa. E proprio vorrei ritornare su Nantes, visto che Sì. è l'oggetto della mia prossima visita. Come avviene anche proprio dal punto di vista della destinazione finale degli abitanti? Com'è rispetto a Marsiglia? Cioè, a Marsiglia avviene questo edificio di transito che poi diventa coproprietà e rimane tale. A Nantes invece cosa accade? Non conosco bene la vicenda, però Ad esempio, era il sindaco di Nantes era l'ex ministro della ricostruzione. No, questo è Firminy. Ai Firmini, ok. No, l'edificio non è costruito a Nantes, è costruito a Rezé, vicino a Nantes, dall'altro lato della Loira, rispetto. Addirittura di Le Corbusier. Il primo, diciamo, c'è un elemento, un fattore che è determinante.
è il rapporto tra Le Corbusier e il Mediterraneo. Sì. È un rapporto molto complesso che non è solo quello di Le Corbusier, è il rapporto di tutta la sua generazione, in Italia, in Francia, anche altrove, cioè il rapporto del giovane Hoffmann o di Tony Garnier con l'architettura campana è un esempio anche clamoroso, quindi dal Mediterraneo Le Corbusier ha. L'unité e le unité hanno forse una relazione con una certa idea del Mediterraneo, che è l'idea dei volumi platonici della Mediterraneità come luogo della geometria, hanno anche che a fare con l'idealizzazione della nave, della grande nave. Sintomatico a questo proposito il fatto che quando i disegnatori dell'agenzia Le Corbusier disegnavano le unité, le sezioni trasversali delle unité avevano come immagine di riferimento la sezione trasversale della nave Île-de-France appesa al muro, quindi la mediterraneità è un elemento e nel caso di Marsiglia gioca molto l'idea del tetto come osservatorio del paesaggio mediterraneo. A Nantes diventa un'altra cosa, un altro tipo di mondo. Quindi andando via da Marsiglia, se posso dire, l'unità di abitazione perde sempre di più questo contenuto che esiste ancora a Marsiglia. È indubbio anche che dopo il viaggio in Oriente, Le Corbusier, è come se attraverso il viaggio avesse scritto una parte del suo linguaggio, da quello che vede, da quello che fotografa, da quello che Sì, disegna. è complesso perché il lavoro di Le Corbusier è fatto di è un lento processo di accumulazione, nel quale ogni episodio viene in qualche maniera messo in memoria e poi riconvocato a vari momenti, fino alla fine, fino agli ultimi progetti che sono. È la cosa affascinante della Le Corbusier. E la sua capacità rispetto a Gropius o a Mies o ancora di più a gente come Niemeyer oggi a reinventarsi completamente, cioè a rompere con le tipologie anche della maturità fino all'ultimo momento. Quindi servono ancora negli anni 60 episodi memorizzati dei primi momenti della formazione. Anche perché non diventa mai uno stile, non diventa mai manierista. No, è chiaro che Le Corbusier non era. A volte diventa manierista, se prendiamo manierismo, è un concetto molto discusso nel campo della storia dell'arte, ma se intendiamo come manierismo il gioco su la manipolazione di elementi esistenti, la loro combinazione in maniera nuova o la loro deformazione o riformazione, è chiaro che Le Corbusier riprende alcuni Certo. elementi, la rampa per esempio, li sviluppa in una maniera diversa, però lo fa con una libertà incredibile, anche per questo che a quelli che parlano del messaggio Le Corbusier, io rispondo dicendo che non era, faceva parte dell'amministrazione delle poste e telegrafi, quindi non aveva un messaggio da consegnare, ma dico anche che era il primo messaggio di Le Corbusier, era un messaggio di autocritica, di messa in dubbio dei propri contributi. Questo non si capisce molto, non lo capiscono tutti, come dire, i corbusomani. Anche è vero che Le Corbusier è stata una figura molto complessa e completa, pittore, scultore, fotografo, architetto, e ha avuto, come anche altri suoi coetanei, ma più
Wright che altri, una visione non solo legata al singolo edificio, ma anche alla città. È un elemento che oggi è un po' scomparso dall'architettura, no? Questa capacità di immaginare uno scenario futuro e quindi di prevedere quello che sarà la città tra. Sì, fra Y anni. Esatto. No, Le Corbusier aveva una visione del suo contributo di architetto molto ampio, quindi secondo me quello che l'asse portante era suo, se proviamo a trovare degli assi di coerenza o degli assi che concedono di capire un po' tutte le sue posizioni, uno di questi è l'asse del paesaggio, alle varie scale, dalla scala domestica alla scala del complesso urbano e alla scala territoriale. Quindi è questa visione dell'architettura che è parte di una formazione territoriale, passa per l'appropriazione dei problemi della città. Allo stesso Tutta momento, Le l'architettura di Le Corbusier. Corbusier. Il primo, diciamo, c'è un elemento, un fattore che è determinante, e è il rapporto tra Le Corbusier e il Mediterraneo. Sì. È un rapporto molto complesso che non è solo quello di Le Corbusier, è il rapporto di tutta la sua generazione, in Italia e in Francia, anche altrove, cioè il rapporto del giovane Hoffmann o di Tony Garnier con l'architettura campana è un esempio anche clamoroso. Quindi dal Mediterraneo Le Corbusier, le unité hanno forse una relazione con una certa idea del Mediterraneo, che è l'idea dei volumi platonici della Mediterraneità come luogo della geometria, hanno anche a che fare con l'idealizzazione della nave, della grande nave. Sintomatico a questo proposito il fatto che quando i disegnatori dell'Agence di Le Corbusier disegnavano le unité, le sezioni trasversali delle unité avevano come immagine di riferimento la sezione trasversale della nave Île-de-France, appesa al muro, quindi la Mediterraneità è un elemento e nel caso di Marsiglia gioca molto l'idea del tetto come osservatorio del paesaggio mediterraneo. A Nantes diventa un'altra cosa, un altro tipo di mondo. Quindi andando via da Marsiglia, se posso dire, l'unità di abitazione perde sempre di più questo contenuto che esiste ancora a Marsiglia. È indubbio anche che dopo il viaggio in Oriente, Le Corbusier, è come se attraverso il viaggio avesse scritto una parte del suo linguaggio, da quello che vede, da quello che fotografa, da quello che Sì, disegna. è complesso perché il lavoro di Le Corbusier è fatto di è un lento processo di accumulazione, nel quale ogni episodio viene in qualche maniera messo in memoria e poi riconvocato a vari momenti, fino alla fine, agli ultimi progetti che sono. E la cosa affascinante della Le Corbusier è la sua capacità rispetto a Gropius o a Mies, o ancora di più a gente come Niemeyer oggi, a reinventarsi completamente, cioè a rompere con le tipologie anche della maturità fino all'ultimo momento. Quindi servono ancora negli anni 60 episodi memorizzati dei primi momenti della formazione. Anche perché non diventa mai uno stile, non diventa mai manierista. No, è chiaro che Le Corbusier non era. A volte diventa manierista, se prendiamo manierismo
è un concetto molto discusso nel campo della storia dell'arte, ma se intendiamo come manierismo il gioco su elementi, la manipolazione di elementi esistenti, la loro combinazione in maniera nuova, o la loro deformazione o riformazione, è chiaro che Le Corbusier riprende alcuni Certo. elementi, la rampa per esempio, li sviluppa in una maniera diversa, perché però lo fa con una libertà incredibile, anche per questo che a quelli che parlano del messaggio Le Corbusier io rispondo dicendo che non era, faceva parte dell'amministrazione delle poste e telegrafi, quindi non aveva un messaggio da consegnare, ma dico anche che era il primo messaggio di Le Corbusier, era un messaggio di autocritica, di messa in dubbio dei propri contributi. Questo non si capisce molto, non lo capiscono tutti, come dire, i corbusomani. Anche è vero che Le Corbusier è una figura molto complessa e completa, pittore, scultore, fotografo, architetto, e ha avuto, come anche altri suoi coetanei, più Reitz che altri, una visione non solo legata al singolo edificio, ma anche alla città. È un elemento che oggi un po' scomparso dall'architettura, no? Questa capacità di immaginare uno scenario futuro e quindi di prevedere quello che sarà la città tra. Sì, tra Y anni. Esatto. No, Le Corbusier aveva una visione del suo contributo di architetto molto ampio, quindi secondo me quello che l'asse portante attraverso, se proviamo a trovare degli assi di coerenza o degli assi che concedono di capire un po' tutte le sue posizioni, uno di questi è l'asse del paesaggio. Alle varie scale, dalla scala domestica alla scala del complesso urbano e alla scala territoriale. Quindi è questa visione dell'architettura che parte di una formazione territoriale, passa per l'appropriazione dei problemi della città. Allo stesso momento Le Corbusier, come alcuni altri urbanisti moderni, riduce la complessità della città, volendo fare della città una specie di composizione unica, leggibile e quasi percorribile in un solo sguardo. Lui riduce, in qualche maniera, trasforma la città in una specie di scultura gigantesca, privilegiando la forma su i processi complessi che formano una città. È chiaro che, per esempio, la quasi esclusione di quello che fondamentalmente ha sempre fatto le città, cioè il commercio, è abbastanza ovvio in tutti i progetti, cioè la città come luogo di scambio viene totalmente dimenticata a favore delle famose funzioni della carta di Atene, e quindi secondo me Le Corbusier alla fine non ha mai fatto un vero piano di città in vita sua. Non esiste una città fatta sul piano di Le Corbusier. Lui non ha mai fatto un piano, non è mai andato fino come dire, alla verifica ultima, che è il confronto con la produzione urbana. Il piano più complesso è quello di Chandigarh, che è una revisione del piano anteriore di Albert Meyer, dell'architetto americano Meyer, e poi non è stato eseguito da lui. Quindi la relazione di Le Corbusier urbanistica è più la relazione di uno che dà dei spunti, che dà delle direzioni, e non di uno che, non so, come Unwin, Piccinato
penso chi avrebbe fatto dei progetti urbani veramente compiuti.